Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Beh ragazzi, che dire, è finita oggi la partita su Tirol Pisa, quelli Bolzano, il Druso. Beh, io non sono potuto andare perché purtroppo domani mattina mi devo alzare presto, non ce l'avrei fatta. Beh, e detto questo, che dire, beh, Pisa ha messo in campo così e così, ha fatto i primi 10-15, diamola buona fino al gol di Onita al 23esimo, dopodiché siamo andati completamente alla deriva. Ragazzi che poi placcaggi, rigore sacrosanto, non possiamo dire, non c'era rigore, no. Secondo, lo stesso, si alza la gamba, si dà le zampate, ma per fare cosa non ho capito. Vabbè, comunque sia, che dire, una squadra che è andata alla deriva. Io sono, ma che dire, devo dire arrabbiato, devo dire incazzato, non so. Siamo alla quarta e siamo appunto, praticamente siamo insieme al Perugia, in fondo alla classifica. Perché questo è quello che esce fuori dalla partita di oggi, insomma, e via discorrendo. Giocatori, io non do tanto la colpa ai giocatori, perché i giocatori ci sono, i ragazzi ci sono. E sembra, a me pare, che sia la capa che non funziona. Cioè, sì, io non mi nascondo dietro un dito, certe volte l'anno scorso ho fondamentalmente criticato D'Angelo, no? Qualche volta ho criticato D'Angelo, ma perché? Magari su certe partite delle scelte che potevano essere opinabili, dei cambi che potevano essere anche opinabili, è vero, però io ho detto, se andate a vedere l'ultimo video che ho fatto, sempre, quindi quando abbiamo giocato la partita Pisa-Monza, che il mister aveva fatto bene, aveva messo delle formazioni veramente bene, dal Frosinone in poi aveva centrato l'obiettivo, ma prima, e noi la ricordo, rammento a qualcuno, che noi siamo stati campioni d'inverno. E alla fine D'Angelo sa fare gruppo. Questa squadra manca il gruppo. Ragazzi, questa squadra manca il gruppo. Questa squadra manca concettualmente quella cosa, quell'unicità. Ecco, e si vede. Che sembra quasi quasi che uno giochi quasi quasi per conto suo. Io la vedo preoccupante la situazione, molto molto preoccupante. Di là che la prima partita Brescia lasciamo perdere, non ci sono i giocatori, non erano arrivati, d'accordo. Poi abbiamo giocato con il Cittadella, io ero a Cittadella, rigori, va bene, e anche lì. Poi col Como, insomma, abbiamo pareggiato all'ultimo con Torregrossa. Poi col Genoa abbiamo perso, non è stata una cattiva prestazione. Oggi è stata una debacle, totalmente una debacle. E oggi si sperava, io dissi, vabbè, sul Tirol in poi si inizierà a macinare. No, ma in questo stato non si macina proprio niente. Fatti un po' di caffè, come macina tutto, ma poi per il resto non si macina niente. Qui ci sono dei problemi. Quindi io credo che non sono i giocatori, sicuramente non sono i giocatori. Poi mi fa i cambi, ma veniamo alla formazione che è stata messa in campo. Ora io dico, no, ma c'era bisogno di far giocare Beruotto a sinistra e Manzon a destra? Al limite potevi giocare con un 3-5-2, potevi giocare con un 3-4-2-1. Cioè, hai talmente tante possibilità di poter variare che se non è possibile una volta fare una difesa a 4, e va bene, vorrà dire che la fai a 3. Cioè, ma però a destra mi ci metti Beruotto, e mi cambi magari, non so, qualcosina. Io alla fine, cioè, non me la sento neanche di dire chi ha giocato bene, chi ha giocato male. Io guardo il tabellino, al di là che abbiamo guardato la partita, guardiamo il tabellino, i tiri totali 7 per il Sud Tirol, 12 per il Pisa. Ma dove sono stati buttati? Tutti a chissà dove. Perché alla fine 6
ti rimporta, ha fatto il Sud Tirol, uno l'ha fatto il Pisa, uno, il resto sono andati chissà dove. Questo non è, non ci siamo, non ci siamo, assolutamente non ci siamo. Si è visto oggi, no? In toto non ci siamo. Qui ci vuole, io non lo so, la do ancora con la regina, poi dobbiamo vedere cosa dobbiamo fare, perché io non sto parlando di Serie A, ma per l'amor di Dio, lungi da me il pensiero, ma io sto parlando, ma neanche centro classifica, parliamo neanche di playoff, per l'amor di Dio, ma centro classifica alta, io la vedo centro classifica bassa. Se continuiamo così, nella speranza di salvarsi. Nella speranza di salvarsi. Ora, non dico che siamo a questi livelli, però qualcuno è venuto fuori a dire la classifica la guarda a marzo. Tardi a marzo per guardare la classifica, ma anche per un'ipotetica salvezza e tal. I giocatori ci sono, sicuramente i giocatori ci sono, ma io non imputerei la colpa ai giocatori, assolutamente no. Qui c'è veramente un qualche cosa che non va a livello allenatore, a livello allenatore, perché non ci possiamo esimere dal dire questo, cioè nella maniera più assoluta non ci possiamo esimere a dire questo. Io i giocatori qua ci sono a un certo livello anche, perché poi insomma se ne andiamo a vedere, a valutare, abbiamo giocatori di insomma di spessore secondo me per una Serie B, ma una Serie B, cioè il Pisa dovrebbe fare una Serie B tranquilla, Serie B da salvezza, ma non parliamo proprio di salvezza, io direi da playoff, non dico di salita diretta, ma la formazione, la squadra, i giocatori sono sicuramente da playoff, sicuramente. Qui c'è qualcos'altro che non funziona, io ricordo che su Tirol ha aspettato 3 partite e poi ha cambiato con Bisoli, ma io lo sapevo, io l'avevo detto anche con gli amici, guardate che Bisoli non è quello che c'era prima, Bisoli è un allenatore che sa il fatto suo, il fatto di salvezze Bisoli la sa lunga, Cosenza, Cremonese, la sa lunga Bisoli, Bisoli è un allenatore, alla fine non ti ha fatto, cioè nel secondo tempo è stata una confusione totale, ma perché? Perché ti spezzano il gioco, hai visto, ti prendono per la maglia, ti buttano giù, è ammonizione, pazienza, però hai fermato l'azione, te hai fatto un placcaggio in area che io non capisco, cioè cosa c'era bisogno, era finito il campo, c'era bisogno di farci il placcaggio, non lo so, e poi una scarpata, ma io cioè non lo so, vabbè, comunque sia, io questa è la situazione, non dico altro. Io ora metterò un post su YouTube, infatti ce n'ho già messo uno, come avete visto, anzi vi invito ad andare a votare su come secondo voi è stato il calciomercato, anche perché questo lo dico perché durante la settimana avrei intenzione di fare una live con Michele Bufalino sull'andamento della squadra e più che altro sul calciomercato che è stato fatto, che secondo me è un bel calciomercato, insomma alla fine io avrei preferito una punta in più di spessore, ma vabbè, alla fine diamo la buona così, per carità di Dio. Poi parliamo centrocampisti, magari a me mi sarebbe piaciuto Saric, al posto di Touré mi sarebbe piaciuto Saric, vabbè, non importa, chiaro. Barba, un bel colpo, poi per il resto qui la squadra va sistemata, cioè bisogna trovare una quadra alla squadra, sicuramente, e sicuramente la deve dare l'allenatore questa squadra, non la possono dare i giocatori stessi. Io vedo un allenatore, sì, ha fatto la sua carriera, Serie A, eccetera, eccetera, ma io, questo allenatore, siamo sicuri che è giusto? È un giusto allenatore per fare gruppo, per fare una Serie B? Questo è il discorso, magari in Serie A, tanto di cappello, chapeau, ma non mi sembra adatto, non lo so, magari mi sbaglio, e questo è un mio modo di vedere, un mio sentore. Quindi vediamo un po' di rivedere la situazione, perché siamo veramente malmessi. Io diciamo sempre, per l'amor di Dio, uno dice, ma siamo alla quarta. Vabbè, siamo alla quarta, per carità.
siamo anche alla quarta. Io non voglio dire che siamo alla quarta, ma alla fine Trenino va via. Ma anche Trenino per i playoff, cioè, nel senso, Cosenza a 7 e ottavo. Quindi noi siamo a 1 insieme al Perugia, ultimi. 3 sconfitte, un pareggio. Così non va, così non gira. E vi ricordo, parte domani della trasmissione, noi siamo nerazzurri che andremo a analizzare la partita che avremo all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani, con la Regina. Ieri la Regina erano in 10, ha segnato un altro gol a Palermo. Io, che dire, mi fermo qua perché insomma alla fine non penso che di aver detto tutto. Io, per l'amor di Dio, non voglio essere catastrofista, però i giocatori ci sono sicuramente, e i giocatori di un discreto livello. Il problema, secondo me, è da ricercarsi altrove. Questo allenatore non va, nella maniera più assoluta non va. Poi magari mi ricrederò, ci saranno, insomma, eccetera eccetera. Bene, io mi fermo qua per questo video, mi fermo qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi ricordo, domani la trasmissione, noi siamo nerazzurri, tutti presenti. Che dire più? Ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. A domani!